Ma sono entrato, ho cercato di mettere al servizio della squadra quelle che diciamo sono le mie caratteristiche, puntare l'uomo, cercare di creare la superiorità numerica e mettere in difficoltà diciamo, la difesa avversaria con l'uno contro uno, che è quello che diciamo, so fare meglio. E il mister mi ha messo in campo, mi ha dato libertà di agire sul fronte offensivo e su quella situazione siamo stati bravi, è stato bravo Maiello ad anticipare l'avversario e prendere il rigore. Ringrazio il direttore per l'opportunità che mi ha dato nel portarmi in una piazza come quella di Bari, che veramente era un sogno, diciamo, non me lo aspettavo neanche sinceramente. E ho trovato una squadra molto forte, una squadra ben preparata, ben allenata e mi hanno fatto sentire a casa veramente dal primo momento in cui sono arrivato. Sapevo fosse già una piazza calda, e me ne sono reso conto fin dal primo momento, diciamo, dai. Guarda, sapevo che ci fosse un interessamento da parte del Bari in questi, diciamo, in questi mesi invernali, ma non al punto di partire già nel mercato di gennaio. L'ultimo giorno di mercato ero in viaggio che andavo a Pordenone a giocare con il Renate e mi chiama il procuratore e mi dice che sono stato venduto al Bari. Ero incredulo, non ho dormito la notte. Però ero contentissimo, dai, sono contentissimo. Sì, ci sto lavorando con il mister, mi sta diciamo, indirizzando anche nel provare a mettere le mie caratteristiche all'interno del campo, non solamente largo, e mi sto adattando perché comunque era una cosa che non ero abituato a fare nemmeno in una categoria inferiore. Adesso comunque ho delle difficoltà diciamo, anche in allenamento, con dei compagni così forti a farle in Serie B. Però ci stiamo lavorando, spero di essere il più utile possibile alla causa. Douglas Costa era il giocatore che mi faceva impazzire di più. In Serie B ho detto seguo molto Sofian Bidaoui e Giuseppe Caso, che secondo me sono quelli con le cioè, hanno delle caratteristiche che mi fanno impazzire e spero di rubargli qualcosina, dai. Sì, è stata un'emozione unica, diciamo, quando il mister mi ha chiamato diciamo, ho sofferto un po' inizialmente, ero molto, molto agitato, quasi tremavo, però ho detto giochiamoci questa possibilità, ero contento e felice di entrare davanti soprattutto ai nostri tifosi in uno stadio come il San Nicola, veramente un esordio da incorniciare, diciamo, per quanto riguarda le mie emozioni. Guarda, ti dico la verità, tutti mi stanno dando una mano nell'integrarmi, nel provare a lavorare con questo sistema di gioco, di mettermi al servizio per i compagni, chi più chi meno, tutti mi stanno dando una mano, veramente tutti, dal primo all'ultimo, anche dello staff tecnico. Anzi, Mirko Antenucci sicuramente mi sta dando una mano, mi sta facendo capire alcune situazioni di campo che magari non ero abituato a leggere con il Renate in questi ultimi mesi.